Salve a tutti e bentornati su GamesEater. Finalmente ci si rivede, era da moltissimo che non utilizzavo la webcam perché Scam è un gioco in cui bisogna vedere bene o male tutto lo schermo, quindi evitavo di usarla. Adesso è il caso di ricominciare perché è un'occasione speciale, ovvero voglio farvi conoscere, molti di voi lo conosceranno ovviamente, però voglio appunto farvi vedere una delle serie dei brand videoludici che amo di più al mondo, ovvero la saga dei Metro, Metro 2033, Metro Last Light e Metro Exodus, questo qui. Ricordo quando uscì il primo Metro 2033, lo conobbi allora e al tempo era molto sottovalutato qui in Italia, in altri posti era importantissimo. Questo gioco nasce da un bestseller russo che ha fatto il giro del mondo, che ha avuto un sacco di sequel, prequel, gente che scrive la loro versione in tutte le parti del mondo, insomma, ha avuto un successo strabiliante. Ora, purtroppo non state sentendo nessuna musica di sottofondo, sono bellissime le musiche di Metro, però non posso metterle perché ultimamente mi stanno arrivando un sacco di strike per le musiche. Solo su Scam non mi sono arrivato. Su Scam mi lasciano in pace perché c'è pochissima musica, solo all'inizio, nel menu iniziale. Ma in tutti gli altri giochi i ragazzi rompono da morire, quindi non posso mettere purtroppo la musica, anche se vorrei farvela sentire. So che avrei dovuto iniziare dal primo capitolo, ma questo gioco lo attendo da un sacco di tempo perché su Steam era stato bloccato per un anno, cioè è uscito l'anno scorso. Questo è uno dei giochi più attesi e più amati dell'anno scorso, ha avuto un sacco di premi, insomma andava fortissimo questo gioco. Ora non ce la facevo proprio a iniziare dal primo, poi il secondo e poi questo. Dovevo per forza iniziare da questo. Quindi intanto ragazzi giochiamoci questo che è nuovo. Ok, bando alle ciance come al solito, sto parlando fin troppo. Un'ultima cosa voglio dirvi. Su Metro aleggia un mistero che riguarda la mia persona. Non vi dico nulla poiché ve ne parlerò nel momento in cui ce lo troveremo davanti. È una cosa strana, molto inquietante. Molto inquietante per me. Per gli altri no. Insomma, non voglio anticiparvi più di questo. Andiamo a giocare. Dunque, per iniziare va scelta la difficoltà. Lettore ovviamente no, facile nemmeno, normale neanche. Facciamo difficile, perché se mettiamo già la massima difficoltà, poi se voglio finirmi il gioco un'altra volta, che faccio? Mettiamo difficile, così mi resta un po' di rigiocabilità del titolo. Ricordo ancora la vita prima della guerra. Ma c'è la musica. Ricordo che eravamo diversi Io e ho tolto la vivevamo musica. lassù, in superficie. Ma mi rompono i coglioni col Eravamo i copyright. padroni di tutto il mondo. Costruivamo enormi città di vetro e cemento. Attraversavamo gli oceani e solcavamo i cieli. Eravamo 7 miliardi e nessuno di noi era nato per vivere nelle gallerie. Io sono nato per respirare aria pura, e lo ricordo. Gente prega, poveracci. Certo, trovarsi davanti a una cosa del genere. In Russia, bene o male, sono stati fortunati perché, essendo un luogo dove è sempre tutto pieno di neve, le città sono bloccate. Il mezzo di trasporto migliore è la metro. Dunque, al di sotto delle città vi è una ramificazione di districati, cunicoli e condotti e tunnel della metropolitana infiniti, cioè una ragnatela enorme sotto tutta la città, molti di più che negli altri paesi. Ed ecco perché molte L'ultima persone si sono guerra ha salvate eliminato quei così. 7 miliardi di persone. Solo 50.000 sono riuscite a sopravvivere sottoterra, visto che la superficie è contaminata, bruciata e piena di orribili mostri. Forse un giorno le radiazioni in superficie diminuiranno e i nostri nipoti o bisnipoti potranno tornare a vivere lì. Questo almeno è quello che pensano tutti i miei fratelli dell'ordine. Noi siamo nell'ordine degli sprazzanti. Praticamente non c'era rimasta nessuna speranza, però gli esseri umani non sono fatti per arrendersi. Ci siamo arrangiati con quello che c'era rimasto, collaborando per fare della metropolitana la nostra nuova casa. In fondo potrebbe essere l'ultimo posto sulla Terra in cui gli uomini possono ancora vivere. Per un po' abbiamo pensato di potercela fare,
Ma purtroppo la guerra non ha cambiato le nostre pessime abitudini. Pure sull'orlo dell'estinzione si ammazzano tra di loro. Nel primo e nel secondo capitolo sono successe cose assurde. Nella relativa sicurezza delle gallerie, la corruzione proliferava. E quando il pericolo proveniva dalla superficie, solo pochi di noi vi si opponevano. Ed eravamo sempre meno numerosi. Razza di mutanti, di custodi. Ma io ricordo di essere nato per una vita migliore e non posso accettare l'idea di invecchiare e morire sottoterra. Non mi importa se mi considerano un idiota, ma se là fuori esiste ancora solo un barlume del vecchio mondo, io devo trovarlo. Tra lunghi anni di triste sopravvivenza e un singolo momento di speranza, io scelgo la speranza. Devo trovare quel segnale. Andiamo un po' troppo questa discesa. Ah, ok, siamo noi. Le radiazioni, quindi abbiamo questa maschera che a quanto pare è smaltata, quindi perde e consuma di più. Sottoterra di solito l'aria è più respirabile, ma ci sono zone in cui anche sottoterra è tossica. Dove siamo caduti? È un po' buio, ragazzi, ma metro è così, siamo sottoterra e molto spesso la condizione è questa. Anzi, in questo terzo capitolo, a quanto ho capito, Exodus, esodo, cioè per la prima volta cambieranno le ambientazioni. Però è così, insomma. Fatemi sapere nei commenti se è troppo scuro. Io vedo bene, diciamo. Casomai lo alzo un po'. Allora, la torcia. Ok. Qua non c'è nulla da raccogliere. Non possiamo farci scappare nulla perché qui le risorse sono molto importanti, soprattutto a difficile. Ok, vamos. Oh, mostri fattori. Ne abbiamo due colpi soli. Ah, ragnatele. Con questo possiamo aprire il menu e bruciarle. Ok. Questa me la ricordo anche dei capitoli precedenti. Abbiamo questo accendino e la torcia per fare luce. Certe volte non funziona la torcia, dobbiamo usare l'accendino e via dicendo. Dai, io boom. Ah, che schifo. Ah, che schifo. Ah, qua c'è qualcosa da raccogliere. Un caricatore del fucile a pompa. Benissimo. Ora gli togliamo questo a crocco che avevamo fatto con tre cartucce, caricava solo tre cartucce. Invece adesso abbiamo un caricatore vero e proprio con 10 proiettili, 10 cartucce. Ok, qui siamo in un treno della metro. Oh, sento rumori. Le ragnatele ci rallentano, per questo le brucio. Colpi di arma da fuoco. Questa è una fase tutorial, infatti non posso neanche caricare la luce, fare altre cose. Sicuramente dopo mi daranno la possibilità di fare tutto. Oh, cazzo.
Bastardo. Ok, stiamo attenti perché è colto di sorpresa questo. Ok, proiettili. Dobbiamo guardare ovviamente proiettili. Benissimo. Oh cazzo. Vieni qua che non ti posso sparare col fucile a pompa se non sei vicino. Munizioni. Ah, siamo al massimo, non possiamo raccoglierne più. Meglio così, non mi fermo a guardare le cose per controllare. Vabbè, adesso non ci servono. Oh cazzo, tutto in questo tutorial, ma più avanti. Ma muoiono un po' troppo facilmente. Vabbè, questi sono i più scazzi del gioco, ovviamente. Però intendo dire, col fucile a pompa da lontano non dovrebbero morire. Con un colpo. Qui possiamo spegnere le luci perché faremo molte parti in stealth in questo gioco. Cioè, scegliete voi come approcciarvi a una zona. Se in stealth, se alla Rambo, se iniziare in stealth e quando vi scoprono poi alla Rambo. Io di solito faccio così. Lo stealth è molto ben fatto in questo gioco. Tutto è molto ben fatto. Guardate che bella mitragliatrice. Più avanti potremo usarle proprio queste cose. Oh, chi c'è? Minchia, stanno arrivando. Questi sono i loro versi. Devo fare palle al muro e combattere. Perché non muoiono più? Cazzo. Ho piantato questo personaggio. Non so perché non si muove. Non posso curarmi perché se mi curo questi mi saltano addosso. Minchia, le munizioni. Ma mi sa che non dovevo restare qua a morire io. Sai che forse devo morire con un pezzo della storia, insomma. No. Devo fare qualcosa, c'è qualche cosa che devo fare. Oh cazzo! Potevi avvertirmi. Ora non abbiamo manco quel tempo iniziale per capire che cosa sta succedendo. Ah, ecco. Ma si doveva solo andare via. Certo che sono morto, era non finito. Salvato. Oh cazzo! Cazzo! Devo stare zitto! Che devo fare? Ah, oh, vabbè, pensavo fosse un... Basta! Pure il coltello nella mascella io. Ah, mi ha passato. Credevo ci fosse qualche quick time... come si chiama? Quick time event. È ferito! Che hanno salvato. Forza Artyom, resta con noi! Ridotto poi così male. Stanno tornando. Attenzione, gente. Oh, guarda, ecco le rocce. Perché le luci sono spente? Ora siamo in mezzo ai nostri compagni, gli Spartani. Ok, ok, su, apri! I membri dell'ordine di Sparta. Forza!
noi interpretiamo Artyom, uno dei più importanti, dopo i primi due. Prima non eravamo nessuno, poi dopo i primi due capitoli ora siamo importanti. Dicono, hai fatto un altro dei tuoi folli giri in superficie, perché è da pazzi andare in superficie, noi invece cerchiamo sempre speranza. Credi che il colonnello sappia quello che ha fatto Artyom? Come faccio a saperlo? Chiediglielo di persona. Scusate, alzo un attimino il audio dei dialoghi. Siamo. Ci ha contattati via radio dall'anello. Dice che domani sarà qui. Ehi, voi! Lasciatelo in pace! L'ho ucciso io con la mia fionda. Ah, che impari a cavarsela da solo. Altrimenti come può pensare di sopravvivere nella metro? È ora di svegliarsi. Qui siamo in una delle stazioni della metro. Con una bella dose di sangue spartano starai meglio. Questa è la nostra donna. Artyom, sei sveglio? Tranquillo, il dottore ha detto che starai bene. Vuoi farmi morire di crepacuore? E se la prossima volta non tornassi dalla superficie? Non c'è nessuno là fuori, Artyom. Nessuno da trovare o con cui parlare. Se ci fosse qualcuno, non credi che sarebbe qui? Ne abbiamo già parlato non so quante volte. Devi fartene una ragione. Ci siamo solo noi. Ma scusa se ti voglio dare un futuro migliore di questa fogna. Eccoti, stupido testardo! Quante volte dovremmo affrontare la stessa conversazione? Per me puoi anche morire inseguendo il tuo sogno delirante, ma non vedi quello che stai facendo a mia figlia, tua moglie! Papà, ti prego. Questo è il comandante dell'ordine. L'ordine è corto di uomini dopo la battaglia per il Dissai e tu te ne vai. Qui c'è bisogno di te, ma tu pensi solo alla tua egoistica ossessione. Ora basta con queste stronzate! C'è solo la metro, nient'altro! E l'ordine è qui per difenderla! Se non noi, allora chi? A me sembri in forma. Preparati ad andare via. Poi discuteremo del tuo trasferimento alla Polis. Che ho fatta grossa. Dobbiamo parlare. Sei incazzato il nonnino. Chiamo il dottore. Artyom, ti prego. Promettimi che non succederà più. Ci vediamo dopo. Artyom. Siamo riusciti a salvarti per il rotto della cuffia. Però la grafica mi piace. La gente continua a donarti sangue che potrebbe salvare molte altre vite e tu insisti a contaminarlo. Non pensi che sia ingiusto? Cercherò di essere chiaro. Non garantisco che la prossima volta potrò salvarti. Certo, noi saliamo in superficie, ci becchiamo le radiazioni e poi devono farci trasfusione di sangue per salvarci la vita. Dice giustamente qua non è che siamo al tempo in cui si potevano fare trasfusioni all'infinito. Non ricordo quando è stata l'ultima volta che un gruppo di persone sane ha messo piede qui sotto. Neanche io. È un peccato che passino così tanto tempo in superficie. Cerco di muovermi non troppo velocemente, perché quando giro la visuale di colpo, voi non capite più nulla, penso. Se continuano così. Beh, non tutti possono sopportare di starsene rinchiusi qua giù. Eh? Chi lo dice? È così che siamo sopravvissuti finora. Dovete tornare alla casa. E quanto credi che dure? Io ho lasciato loro. Quanti bambini? Ora nessuno può decidere per me. Per quanto riguarda Artyom. 10 anni. Ah, non credo ai miei occhi. Artyom, stai bene? Ci hai fatto prendere un bello spavento. Artyom, come va? Sono felice di vedere che stai signori, bene. Fate la dobbiamo proprio festeggiare. Artyom, ancora un paio di cicatrici e non ci sarà donna in grado di resistere al tuo fascino. A proposito, come erano i pensieri? Ragazzi, lasciatelo respirare. Bentornato. Ehi là, Artyom. Va bene. Siete tutti in congedo. Vi do 2 ore. Sì!
Sì, lo sapevo. Siete peggio. Così, ho portato qualcosa. Ci risiamo. Non facciamo come l'ultima volta. Tieni duro, Artyom. Siamo beccati quella gnocca pazzesca della figlia del boss. Allora? Ancora niente? Artyom, la sola cosa che sento è il ticchettio del contatore Geiger. Già, ci sono anche quei maledetti cosi che sanno solo gracchiare. Torniamo a casa, ti prego. Anch'io vorrei tanto vivere su una spiaggia tropicale o nel verde di una foresta, sai? Ma a cosa servono queste fantasie in un mondo che è muto? È muto, Artyom, perché è morto! Ci siamo, è ora di sostituire i filtri. Armi buone. Allora. Forza, non è il caso di prenderci altre radiazioni, tesoro. Abbiamo cambiato il filtro della maschera. La maschera ora è buona, quindi... Papà mi ucciderebbe se sapesse che sono salita con te. Peggio ancora se scoprisse che siamo stati in una zona off-limits dell'Ansa. Sei già stato tra tutte queste rovine. Quanta distruzione. E pensare che Mosca aveva le migliori difese antiaeree del paese. Se è ridotta così, immagina come deve essere il resto del mondo. Niente può vivere in posti del genere, tranne dei mostri. Forse dovresti tornare nell'ordine, che ne dici? Ci trasferiremo nella polis. Papà dice che ci procurerà un appartamento. Perché se non noi, allora chi? Un appartamento con una cucina e una doccia. Che andiamo bellina. Uno per volta. Non è abbastanza stanco. Me lo devi dire un attimino prima. Attento. Bene, arretto. Ok, direi che il peggio è passato. Aspetta che parlare di letti qua. Hai sentito? Posto giusto. No. No. Hai sentito anche tu? Luce. Di nuovo? Eh sì, abbiamo capito già. Piantatissimo. Tutto bene? Quando gli dico di correre ci vogliono... Devono averci sentito scendere dal tetto e hanno deciso di tenderci un'imboscata. Si stanno facendo fuori. Vabbè, devo schiacciare una volta, non devo tenere premuto. Acceleriamo il passo. Ora tutti sanno che siamo qui. Come su Scam. Ora che abbiamo sparato lo sanno tutti. Ti buggare, già. Fatta. Sentito? È un branco. C'è un branco che sta passando, vedo. Attenti. Ah, ma devo curarmi. Pareggio. Per fortuna i mutanti si odiano fra loro almeno quanto odiano noi. Non capisco perché questa zona sia off limits per gli stalker. Le radiazioni sono tutte. Si comincia! Di cosa? Ma no, state! Ah no, stanno scappando! Stanno scappando. Ok, proviamo.
Non capisco perché questa zona sia off limits per gli stalker. Le radiazioni e le bestie non sono diverse dal sole. Invece non capisco perché siamo sempre con... Fermo! Il branco è qui. Che facciamo? Scateniamo una nuova battaglia delle termopili o li lasciamo passare? Aspetta. Sembra che non ce ne siano più. Per fortuna non ci hanno visti. Era un branco bello grosso. Devo stare attento. È per questo che la zona è off limits. Se tutti i branchi sono così. La modalità foto. Ah, per fare tipo screenshot pazzeschi, il paesaggio. Vedete? Fotocamera, campo visivo, profondità. Non ci interessa perché io non sono proprio capace. Non si vede più niente, che dici, ci muoviamo, qua stiamo congelando. Poi mi sembrava che avevo un RPG, ma... Prendiamo il ponte per attraversare la ferrovia, così non dobbiamo fare deviazioni. Merda, è troppo alto! Ehi, no, Artyom, ma... aiutami a salire lassù! Merda! Dai, forza! Lo so che mi prenderete per pazzo, ma io amerei vivere in un mondo del genere. Deve essere qualcosa di grosso. Per fortuna sembrava così. Lo so che molti diranno, ah sì, parli così perché non sai. Passiamo alla radio! Mi affascina, ma come disse? Lo vedi anche tu? Non sono io che ho le visioni, vero? C'è un treno, ragazzi, questo l'avevo visto nel trailer iniziale. È una cosa assurda, capito? Un treno! Un vero treno in superficie! Dove? Nella metro una volta l'avevamo visto, una volta. Un esercito aveva creato sto treno corazzato, ma in superficie è una cosa... Merda! Che facciamo, Artyom? Cerchiamo di raggiungerlo! Sono i nostri, è l'ordine! Credo che stiano inseguendo il treno come noi! Uniamoci a loro! Ehi, su! Coraggio, salite! Forza! Ah, non sono i nostri! Base, qui pattuglia 72. Abbiamo raccolto altre due persone al ponte ferroviario. Una era figlia del comandante dell'ONU. Dovevate controllare prima, idioti! Artyom, grazie al cielo, queste persone sono dell'ANSA, non dell'ordine, bastardi. Guarda come ti hanno consolato. Beh, papà non gliela farà passare liscia per questo. Ma che cosa sta succedendo nella vostra musca? Vostra, eh? Lo dici come se non foste anche voi di qui. Infatti, il nostro villaggio è a 200 km da qui. Quale villaggio? Davvero non siete di Mosca? Un villaggio come tanti. Siamo venuti qui a cercare il padre del ragazzo. Un paio di anni fa è partito per Mosca e non è più tornato. Ma poi questi ci hanno preso. Vuoi dire che c'è vita all'esterno? E perché non dovrebbe esserci? Certo, ci sono molti posti orribili e molte bestie, ma... riusciamo a cavarcela. Artyom, avevi ragione, c'è davvero gente che vive per farci credere che fuori. Non c'è più nessuno là fuori. Capito? Questi stavano venendo nella metro di Mosca e sono stati fermati e catturati da questi altri. Credevamo di essere gli unici sopravvissuti. Cavolo, daremo la notizia a tutta la metro. E la stessa cosa avevano fatto con noi, pensando che eravamo gente esterna, ci hanno bloccato. Voi due fuori! Ehi, ci avete portato nel bel mezzo del nulla! Sì, per spararci un po' di... Almeno ridategli le loro maschere! Ah, mi lascia... Non avranno bisogno delle maschere! Piera, attacca! Tutto di quanto eri prima. Abbiamo provato a salvarli. Poteva salvare la pelle. Andiamo.
Ragazzi, scusate il taglio poco delicato, ma praticamente non mi sono reso conto di quanto ho registrato perché avevo una voglia di giocare enorme. E, praticamente, siccome c'è stato un quarto d'ora di filmati in questo primo episodio, dobbiamo fermarci qui che già siamo arrivati a mezz'ora. E, quindi ho dovuto fare questa chiusura così perché in realtà io ho continuato, praticamente c'è un altro episodio fatto. Quindi, però l'ho montato così e questa è la fine del primo episodio. Siamo arrivati a questo punto, adesso vedremo come ce la caveremo, visto che ci siamo beccati un proiettile e stiamo sotto dei cadaveri in mezzo a una palude radioattiva, senza equipaggiamento. A me sta prendendo tantissimo questo gioco, spero che anche per voi sia lo stesso, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Sappiate che ancora siamo proprio appena usciti dalla fase tutorial, in questo momento, forse è appena finita la fase tutorial, infatti non abbiamo ancora potuto fare nulla. Mi hanno detto anche che c'è il crafting, e io lo amo, lo sapete, e ancora non abbiamo potuto fare nulla di tutto ciò, quindi ci vediamo presto, insomma l'appuntamento al prossimo episodio uscirà velocissimo, insomma penso già da domani. Ripeto, spero che il video vi sia piaciuto, vi saluta anche la bambina, l'appuntamento è alla prossima volta, saluti a tutti da Non Reaper.